Questa sarà la vostra colazione tutte le mattine, delle frittelle così io non le ho mai viste. Prendo una mela e la sbuccio. Una volta sbucciata la grattugio sui fori più larghi. Una ricetta con le mele, Diana. Con una mela. Giusto. Che cosa ci aspetta esattamente? Un qualcosa che farete tutte le mattine. Tutte le mattine. Sì, perché è veloce, è facile e soprattutto è buonissima. Metto la mela da parte e prendo un uovo, lo rompo in una ciotola capiente. Ora aggiungo 2 cucchiai di eritritolo. Potete comunque usare anche un altro tipo di dolcificante, quello che preferite, che avete in casa. Do una mescolata veloce. Se Si può usare anche lo zucchero, giusto? volete sì, io preferisco non usare lo zucchero bianco. Aggiungo anche 150 g di yogurt di soia, questo è al naturale, quindi senza zucchero, senza aromi. Quindi aggiungo anche la mela che abbiamo grattugiato prima. Aggiungo un cucchiaino di lievito in polvere per dolci. Grattugio anche la scorza di mezzo limone. Gocce di cioccolato fondente, un bel cucchiaio abbondante. Facciamo uno e mezzo Brava, meglio abbondare che deficere. per accontentare Alessio. E ora aggiungo 110 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno, potete comunque usare qualsiasi farina in questa ricetta, verrà bene ugualmente. E la aggiungo gradualmente. Diana, ho notato che la nostra farina di grano saraceno è un po' più chiara di quella che si trova in commercio tradizionalmente. Come mai? È vero, ci sono vari tipi di farina di grano saraceno. Questa chiara è così perché non ha la crusca, semplicemente. E quindi invece l'altra viene macinato tutto insieme del grano saraceno e quindi risulta un po' più scura. Io preferisco questa comunque anche perché è più delicata come sapore. Ed ecco la nostra consistenza finale. L'impasto è pronto e quindi mi sposto ai fornelli. Quindi scaldo una padella, la spennello con dell'olio. La padella è ben calda e quindi cuociamo le nostre frittelle di mele. Ah, che bella idea! Io le preferisco piccole, però se voi le volete più grandi, fatele più grandi. Quindi sono frittelline. Frittelline, sì. Ok. Abbassiamo anche la fiamma perché devono cuocere a fuoco medio-basso, mi raccomando. Quindi copro con il coperchio e cuocio in questo modo per un paio di minuti. Le tengo sempre d'occhio però. Controlliamo e direi che possiamo girarle dall'altro lato. Le frittelle sono pronte e quindi le mettiamo su un piatto. Chissà se sono soffici, Diana. Lo Io già scopriremo ho già subito. controllato, sono Ah, sofficissime. sì? Sì. Ma prima cuociamo anche le altre e poi vediamo. Se volete, voi potete farle anche più grandi, giusto, Diana? Sì, però così piccole sono più golose, non so, hanno un perché. Mi piacciono di più. Diana, ma perché ogni volta che giri la frittella fai un saltello? Guardate com'è. Ah, no! No, non l'hai fatto adesso. È perché ho paura di metterle male in padella. Ragazzi, mettete un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, se volete vedere ricette facili e veloci e buone come questa. Guardate che meraviglia, ragazzi. Sono incredibili. Ma adesso andiamo ad assaggiarli. Certo. Mamma mia, che soffici. Wow. Assaggio con Assaggio. l'acquolina. Dammi un pezzo. Dammi l'altra metà. Ma quanto sono soffici! Buonissime. Mamma mia! Sono delle nuvole. Bravo. Buonissime. Wow. Ragazzi, fatele. Scriveteci qui sotto poi se vi piacciono. Queste sono tutte mie. Sì. Ciao.